addirittura ho preso un gol, meglio che smetto. Continuate, continuate ragazzi. Amici, questa sera è una serata veramente insolita, mi trovo in effetti al circolo ricreativo di San Biagio della Valle, mi sono appena cimentato con il calcio balilla con questi amici, ma non è per me, non è per me. Di recente hanno vinto un torneo organizzato dalla Federazione Italiana Biliardini e che hanno orgogliosamente vinto e portato a casa il trofeo. Il calcio balilla, amici, non è soltanto maschile. Come vedete c'è qui anche una bellissima ragazza, un esponente femminile che appassionata anche lei di calcio balilla. Allora, innanzitutto Ilaria, sì, la tua mansione in questa associazione? Ma io sono consigliere con funzione poi di segretaria e chiaramente per l'occasione, per il torneo di biliardino, ho dato una mano sia nell'organizzazione, quindi poi nella gestione dei risultati delle varie partite, sia poi nella gestione anche chiaramente come circolo dell'attività di bancone, quindi ho aiutato un po' il gestore del circolo. Ecco, una donna in mezzo a tutti questi maschietti, allora come te la cavi? No, bene, bene, alla fine sono tutti gentili, sì, 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 poi sono contenti comunque di trovare qualche donna e... Bene, bene, no, no, è un piacere, comunque è una bella attività, è una risorsa per un paese piccolo così, avere no, come dire, un'attività di questo tipo è sempre bello. Sì, in effetti sono tutti belli scatenati, maschioni, agguerriti, però poi con le femmine sono molto molto gentili ed educati. Ecco, mi piacerebbe anche dire una cosa, no? Tu che visione hai di questa associazione qui a San Biagio della Valle? Beh, la visione mia e chiaramente anche degli altri consiglieri è quella di andare oltre i confini paesani e in effetti ecco, abbiamo raccolto anche partecipanti dei paesi circostanti, di paesi più lontani come, non lo so, mi pare di ricordare Pietralunga, Fabro, quindi ecco chiaramente andare oltre il piccolo paese, quindi quello che è il campanile, per raccogliere anche adesioni dei dintorni, perché ovviamente da soli poche persone si fa poco, l'obiettivo è coinvolgere, andare oltre, perché sennò si rimane sempre nel proprio orticello e quindi spero e credo che questo sia stato rispettato ed a questo era veramente l'obiettivo e il proposito. Giochi anche tu a calcio balilla oppure guardi solo? Beh, oddio, io diciamo che guardo per lo più, anche perché non sono molto rispettosa delle regole. Io tendo a fare quelle solite cose che fanno tutti frullare, così che so che non si devono fare. Quindi diciamo che più che altro ecco, appunto, gestisco per l'organizzazione, sono un pochino più portata piuttosto che per il gioco, però alla fine l'importante è che ognuno dia il proprio contributo per la buona riuscita dell'attività e della manifestazione. Il campione che dire, avete guardate il campione. Innanzitutto mi piaceva chiederti, no, innanzitutto che ne pensi della presenza femminile su questo sport? Ma io direi che la presenza femminile sta bene dappertutto, specialmente su questa di Grillo Sport. A lei ancora non l'ho vista giocare, però credo che prima o poi qualcosa imparerà. Questa di qui perlomeno lo spero. C'erano due o tre ragazze che venivano e ti dico che erano bravissime, di cui due hanno fatto anche il torneo. E ti dico, insomma, sono le prime due partite, mi pare che l'hanno vinte. Poi purtroppo hanno perso, però insomma se la sono battagliata al paro meriti degli altri. E quindi spero che lei insomma pian piano impari e venga con noi. Fermo restando che è stata una delle mascotte perché ci ha seguito dall'inizio fino alla fine e poi anche martedì. Quindi su questo la ringrazio perché come hai detto tu la presenza femminile insomma credo che sia una delle cose migliori, no? Quindi. Amici che ci seguite da casa, pensate, il calcio balilla, un'attività che risale addirittura dagli anni 30.
Questa sera sono qui a San Biagio a mezzo a questi due baldi giovani, pensate, questi sono due campioni di calcio balilla che hanno, diciamo, in qualche modo rimesso in piedi questa attività che addirittura risale dagli anni 70. Dagli anni 70 che noi giochiamo a calcio balilla, eravamo ragazzini, eravamo così piccoli, eravamo e i grandi ci davano le sberle per poter giocare, però noi tenevamo duro, cercavamo di giocare, alla fine abbiamo vinto e l'abbiamo battuti tutti. Questa è un'associazione che nasce nel 1970 e noi ovviamente siamo ora i nipoti o i figli dei padri fondatori che hanno appunto messo in piedi tutto quel che riguarda questo complesso. Intendo l'impianto sportivo che abbiamo qui a San Biagio, intendo il campo da tennis, ma anche tutto il locale, tutti i servizi. Poi, come diceva il mio carissimo amico Gabriele, la passione l'abbiamo mantenuta dal 1970 per questo gioco e siamo arrivati fino ad oggi, quando siamo riusciti, dal 2014 per esattezza, a fare un'edizione importante relativa appunto a questo gioco. Siamo riusciti a coinvolgere talmente tante squadre, per l'esattezza 64 coppie in un torneo, ossia 128 persone, per dilettanti, quindi non professionisti, non ex professionisti. E poi ci venne detto alla fine della manifestazione da fonti della Federazione Italiana Biliardino che avevamo fatto il torneo tra i tornei almeno più grandi del centro Italia. Questo per noi fu un grosso motivo d'orgoglio, ovviamente, un grosso motivo d'orgoglio. E da lì si è fomentata ancora di più questa passione e siamo arrivati oggi alla quarta edizione di questa manifestazione e continuiamo a riscuotere grandi apprezzamenti, successo, ma quello che vorrei dire a guisa è che quello che ci piace è quello che va in anacronismo con quello che è oggi il mondo e anche la possibilità di giocare e comunicare. Innanzitutto i giochi tradizionali sono un po' scomparsi, ma soprattutto la comunicazione fra le persone è interrotta dai tanti media. Noi sappiamo benissimo i social, i media, Facebook. Qui non ci si trova al di là dalla rete, qui ci si guarda in faccia, si sta due da una parte, due dall'altra del biliardino, ci si guarda negli occhi, ci si sfotte, si dicono un sacco di sciocchezze, perché la finalità è comunque ricreativa, il gusto di stare insieme, di giocare insieme. Un po' si torna anche un po' bambini, perché vogliamo giocare, riusciamo ancora un po' a giocare. Questa è la vittoria, forse in assoluto, il successo è questo. Ricordiamo a tutti che qui il martedì si gioca, tutti i martedì dell'anno, quindi chi vuol venire viene e viene a giocare. Sono aperte, le porte sono sempre con lo stesso spirito. Ecco, mi sembra di capire che questo gioco, tra l'altro, non è una cosa così solo da bar tra amici, però anche normato dalla federazione. Certo, ci sono delle norme ben precise che noi rispettiamo, sono quelle del biliardino classico, poi ci sono altri tipi di giochi, ma noi giochiamo il classico. Ecco, però dicevo, mi sembra che ci sia una federazione italiana de calcio balilla. Sì, esiste la federazione italiana che ci abbiamo avuto presente qui la settimana scorsa, con la quale abbiamo fatto anche un piccolo torneo, ci siamo giocati le uova di Pasqua e sono venuti i ragazzi della federazione a giocare contro di noi. È stato un gran divertimento. È anche buona cosa, visto che questa federazione nella persona è rappresentata dal presidente Andrea Cardinali, appunto, Federazione Italiana Biliardino, che è comunque affiliata alla Federazione Italiana Calcio Balilla, perché ci sono addirittura più federazioni che ci sostengono comunque, perché hanno apprezzato loro stessi questa iniziativa. E come diceva Gabriele, non solo ci hanno sostenuto per l'ultima edizione, ma sono sempre disponibili perché vedono che la nostra è una promozione del gioco che non ha secondi fini. Noi insomma non facciamo operazioni commerciali, qui si gioca e si sta insieme. Avendo loro apprezzato questo, ci sostengono comunque sia coi mezzi, coi biliardini, ma come possono quando abbiamo bisogno, insomma.
passione per il biliardino, per il calcio balilla in te, com'è nata? È nata come una sfida quando eravamo piccoli con i ragazzi più grandi che non ci volevano far giocare, che vincevano contro di noi, quindi era una sfida contro di loro. E come ti dicevo prima, piano piano abbiamo imparato, l'abbiamo battuti e quindi era un gioco, una sfida. Un gioco anche tra l'altro sano, nel senso perché... Era anche pericoloso perché tiravano gli scappellotti loro. Qui adesso potremmo anche presentare il vincitore, uno, perché ovviamente si gioca in coppia, ma uno dei due vincitori dell'ultima edizione che ha disputato un torneo ineccepibile. E lo abbiamo allenato bene durante l'anno, di conseguenza è arrivato al torneo e ha fatto strike, ha veramente è arrivato fino in fondo e complimenti a lui perché ha sviluppato le ottime capacità da portiere, non ci si riesce a segnargli e in più fa un sacco di gol da porta e questo ci mette in grosse difficoltà per fregarlo. Adesso, allora ascoltiamo il nostro neo campione, proprio fresco mi sembra, da quant'è? Da pochissimi giorni, diciamo. Che soddisfazione! Ma la soddisfazione credo che è stata grandissima e come diceva prima Michele, credo che il merito innanzitutto vada a loro perché, visto e considerato che sono dei grandi trainer tra Michele e Gabriele e ci hanno dato la possibilità veramente di allenarci tutto l'anno, che credo che sia una cosa indispensabile come qualsiasi professionista di qualsiasi sport, anche se noi questo lo facciamo, diciamo, non come professionisti ma per stare le serate veramente bene insieme, per scambiare le idee e comunque sia per tornare indietro negli anni dove questo di qui credo che oggigiorno non esiste più, diciamo che è solo un modo di aggregazione. Quando nasce la passione per giocare al calcio balilla? Ma la passione del calcio balilla veramente, diciamo, quando ero ragazzino io, non è che era una passione ma era uno degli unici divertimenti che in quel momento ci avevamo, quindi torno a ripetere, sabato la domenica ci vedevamo e niente, ci divertivamo e torno a ripetere, grazie a loro dopo credo, non lo so, 30-40 anni abbiamo ritrovato insomma sta piccola passione che ci trova veramente ancora con l'animo, diciamo, quasi da allora, anche se purtroppo i movimenti non sono quelli, però l'animo è quello giusto. Io sti due ragazzi ci vedevamo allora circa, come detto prima, 40 anni fa, sempre su una sala da bar, sempre per giocare e poi anche quando andavamo a scuola, perché comunque sia siamo tutti coetanei, chi più chi meno. Ma allora tu, di questi amici qui a San Biagio, che dire? Ma che dico? Dico che sono comunque sia, come ho detto prima, delle amicizie non che avevamo perso, ma veramente ritrovate. Poi all'infuori di questo di qui, il compagno di cui gioco, abbiamo vissuto l'infanzia insieme finché non siamo sposati. Quindi come prima siamo arrivati dopo 40 anni che ci siamo ritrovati per una passione che ci avevamo quando ci avevamo 10 anni. Stefano Ricci che purtroppo questa sera non è potuto venire perché insomma aveva dei problemi fisici, insomma non stava bene. Quanto bisogna allenarsi per questo sport però per essere un campione? Sì, sicuramente è indispensabile perché come ogni cosa, ma come fosse anche uno sport, ecco, fosse anche ogni sport, è indispensabile praticarlo perché comunque sia si acquisiscono maggiori capacità, altrimenti ci si arrugginisce e si perde anche quel tono, quella brillantezza che serve perché è un gioco comunque che prevede vista aguzza e riflessi pronti. E si fanno anche le grandi sudate, si fanno le grandi sudate, come potete vedere. Ecco tu, in realtà, quante ore di allenamento? Beh, noi ne facciamo dalle 4 alle 5 alla settimana. Il martedì, ripeto, chi vuol venire qui è benvenuto. Si gioca dalle 9 a mezzanotte, all'1 alle 2, finché uno c'ha voglia e si allena. Le sudate sono grosse. Io gioco in attacco, sudo più del mio compagno che gioca in difesa.
però è un gran divertimento, ragazzi. Al di là di Inter, che diamo un bello schiaffo al web, perché in fin di conti, no, sono quelle due o tre ore che in qualche modo viene oscurato, ma si rivedono soltanto gli amici a tu per tu e magari una sana bevuta, una sana magnata e un bel gioco con il calcio Valilla. Assolutamente sì, questo poi alla fine è l'emblema di tutta la nostra voglia di stare insieme. Si risolve tutto in stare insieme, una bella mangiata, una bella bevuta, se ci sta, perché poi ci giochiamo pure una birra, no? E chi perde paga, e così sia. Una volta si vince, una volta si perde, e quel che resta alla fine è tornare a casa, che uno si è svuotato la testa da tutta la corsa quotidiana, gli impegni e le preoccupazioni anche, che serve anche quello, perché è un momento che uno stacca e si sta con gli amici, e questo per noi è tanto. Poi ognuno valuti, per noi è veramente tanto. Il signor Silvano Bellini, il presidente di questa bellissima associazione del calcio Valilla qui a San Biagio della Valle, innanzitutto che cosa dire di questa associazione e di questi associati? Questi sono favolosi, sono tutti favolosi, è un'associazione bellissima, bisogna partecipare tutti, tutte le sere. Arrivederci. Passo la parola a te proprio per concludere questa bellissima serata qui da San Biagio. Grazie, grazie. Dico che per dovere noi ci teniamo, visto che siamo due rappresentanti di un consiglio direttivo, ma anche che fa capo a tantissimi altri volontari, perché queste associazioni si reggono in piedi con il volontariato, insomma ci sono persone che dietro lavorano. Nominarle tutte ovviamente per nome e cognome è impossibile, però che ci sia da parte nostra è doveroso ringraziarli tutti, perché anche il fatto che associazioni come un circolo riesca a vivere è proprio grazie all'impegno di più persone che vogliono che si mantenga in piedi una cosa del genere, che poi le finalità che ha sono quelle sempre di ricreatività, sportive, di aggregazione sociale, anche di scambio generazionale. Si creano delle situazioni dove i più giovani stanno insieme alle persone più anziane, questa è una cosa anche che va perdendosi, è una gran ricchezza. Quindi grazie a tutto il consiglio direttivo che ora non è presente e a tutti i volontari che sostengono e mantengono viva e vitale questa associazione. Ecco, con questo io vorrei salutare. Buonasera. E da San Biagio della Valle è tutto, mentre ancora qui giocano alla grande, perché andranno fino a notte tarda, e quindi amici, cominciate a giocare anche a bigliardino.